Terzo punto, la questione economica e sociale. Qui una parola in più, sono costretto a dirla per un motivo molto semplice. Io ritengo, spero naturalmente di sbagliarmi, che noi non arriveremo alle elezioni senza sviluppi ulteriori nella dinamica della crisi. E leggo in quello che sta avvenendo sul piano economico e sociale un'urgenza di cui, francamente, non mi pare ci sia consapevolezza nella discussione pubblica. Le cose così non vanno e non possiamo chiudere gli occhi. È tempo di aprire gli occhi in Europa e in Italia. Io non rifarò adesso qui la storia di questi anni di crisi, non prenderò di nuovo spunto da analisi, le abbiamo fatte molte volte. Sto all'oggi, sto all'urgenza. Se noi guardiamo i paesi sotto condizionalità formali, come si dice, da 3 o 4 anni, Irlanda, Grecia, Portogallo, e la Spagna, che se le ha date da sé le condizionalità, ha dovuto darsele, il risultato in sintesi è il seguente. Tutti questi paesi hanno avuto una drammatica riduzione della ricchezza prodotta, per alcuni di questi paragonabile a un periodo bellico. Tutti hanno aumentato il debito anziché ridurlo, tutti hanno visto la disoccupazione galoppare. Nel frattempo la dinamica dell'intera area euro è presto detta. C'è chi va in recessione, c'è chi va in stagnazione, c'è chi va in rallentamento. La freccia indica per tutti una direzione sola. E chi è più sul fronte viaggia al ritmo di 2 manovre all'anno. E il distacco fra i cittadini e la democrazia si fa sempre più drammatico. E l'Italia è pienamente e gravemente dentro questa tendenza, perché la recessione è più forte delle previsioni, finiremo oltre purtroppo il -2,4, il debito cresce, le previsioni di finanza pubblica peggiorano, il Sud si allontana drammaticamente, non so chi ha dato un'occhiata al rapporto Svimez, mentre l'Italia si allontana dalla media dell'Eurozona. Noi dal 2007 perdiamo 7 punti di PIL e 20 punti di produzione industriale. Ora, prendere questa enorme questione solo dal lato degli spread è insufficiente e perfino illusorio. È così, c'è poco da fare. E la speranza fatalistica in una ripresa al 2013, purtroppo, dobbiamo essere sinceri, non ha pezze d'appoggio, non ha pezze d'appoggio. Quindi bisogna agire, la situazione non consentirà di aspettare con le mani in mano le elezioni tedesche. Io non so in quali condizioni ci arriverà mezza Europa a vedere queste elezioni tedesche. Allora diciamo con forza almeno quale deve essere secondo noi l'agenda europea e quindi quella italiana, di questo si deve parlare, non dell'agenda Monti o dell'agenda Bersani. Ci vuole una correzione dell'agenda europea e quindi di quella italiana. E bisogna dire con chiarezza qual è la piattaforma. E la piattaforma può solo essere questo. Primo, subito, rapidamente, unione fiscale, autorizzazione europea sulle presentazioni delle leggi di bilancio e sanzioni automatiche per chi viola gli impegni. Lo so che è cosa durissima, ma va fatta se è condizione per poi fare le altre cose, che sono un po' di respiro per le politiche di bilancio, la Golden Rule per dare un po' di investimenti e di lavoro, la tassa sulle transazioni finanziarie, che come leggo qualche commento, che non è uno sfizio dell'unità, ci sono dei paesi che la vogliono, la Francia, anche la Germania, bisogna organizzarla questa risposta. E Euro Project Bond per infrastrutture e per innovazione, unione bancaria e regolazione finanziaria ampia, effettiva, coordinamento delle politiche di tassazione, offensiva contro i paradisi fiscali, perché la ricchezza scappa e la povertà resta. E infine degli standard retributivi già previsti, di cui poi nessuno parla più, cioè muovere i salari per chi recupera produttività per attivare un po' la domanda. E ovviamente sotto tutto questo la predisposizione di un percorso per una nuova democrazia europea che lanci dal 2014 una fase costituente, nuovi trattati,
sull'iniziativa dei paesi dell'Eurozona. Allora, in questa logica, che possono essere attivati in modo coerente, in modo efficace, anche strumenti finalmente per la mutualizzazione e la gestione del debito. Allora il PD chiede che questa sia l'agenda europea dei democratici e dei progressisti e chiede che questa sia l'agenda europea dell'Italia e che nessuno si rassegni all'inerzia di un avvitamento che è in corso fra recessione, squilibrio della finanza pubblica e crisi democratica. Ora, detto questo, io vi segnalo che nelle settimane e nei mesi che ci aspettano ci avremo esiti sociali della recessione che è in corso e saremo anche di fronte a nuove misure che arriveranno. E quindi io raccomando a me stesso e a tutti noi di non perdere il contatto con il disagio, non lasciarlo nella solitudine, anche quando le risposte non le abbiamo. E fatemi mandare da qui un saluto a Claudio De Vincenti, sottosegretario, che a mezzanotte di altro notte in una riunione con Thyssen, in mezzo alle 300 crisi aziendali, è stato preso da un preinfarto, che non è diventato un infarto perché, trattandosi di Thyssen, c'era il nostro sindaco di Terni che è un medico, un cardiologo, e se n'è accorto. Ecco, non voglio essere macabro, ma se fosse stato Piombino, abbiamo un ottimo sindaco, ma non è un cardiologo. Noi gli mandiamo un saluto affettuoso e prendiamo di nuovo l'occasione per dire al governo, io l'ho già detto una decina di volte, perché solo chi non ha fatto sto mestiere può non sapere che peso sia questa situazione, per favore, di organizzare una task force per affrontare coi sindacati, con gli eventuali imprenditori, l'enormità del numero delle crisi aziendali che stanno arrivando, che non possono essere caricate su due o tre persone. Come bisogna dirla sta cosa? Naturalmente raccomando a tutti noi, oltre che seguire da vicino le sofferenze, anche di dar una mano a tutti quelli, alle vitalità che ci sono, quelli che stanno inventando qualcosa, che vogliono investire, che vogliono dar lavoro, qui tra amministratori, politica, eccetera. Bisogna incoraggiarli, semplificarli un po' la vita. E infine in questi giorni, noi, io non posso dimenticare che questo Parlamento e questo Governo avrà ancora qualche mese di lavoro, e quindi lasciatemi sottolineare due o tre punti. Primo, l'abbiamo già detto, questa legge anticorruzione è per Bacco. Adesso dopo le misure che il Governo ha preso nei giorni scorsi, che vanno nella direzione giusta di evitare il degrado della vita politica e amministrativa, però non si possono lasciare in stand-by delle norme così rilevanti, e che meriteranno poi delle estensioni, perché ce n'è da aggiungere. E tuttavia questa legge va approvata, e il governo ha messo 40-45 fiducie fin qui, no? Per cose anche molto minori. Secondo, la legge elettorale, che adesso di nuovo si sta discutendo, nell'incertezza al solito della posizione della PDL. Io ribadisco qui che siamo flessibili, che siamo pronti a trovare un'intesa, a rispondere al messaggio giusto, insistente del Presidente della Repubblica. Ora, i paletti che mettiamo non sono per noi. Non vogliamo sia impedita la governabilità, perché di questo si tratta. Vogliamo i collegi, non le preferenze. Questa è la nostra opzione. Vogliamo la parità di genere di cui nessuno parla. E vogliamo che non si possano fare dei gruppi tipo Scilipoti dalla sera alla mattina. I gruppi si fanno perché sono quattro cose di civilizzazione, non sono per il PD. Ecco, ultima puntualizzazione, arriva la legge di stabilità. Io qui dico, rivolgo al governo due cose, so benissimo, l'ho detto prima, in che situazione siamo, lo so benissimo. E so benissimo che in nome della situazione e in nome dell'assito Berlusconi-Tremonti, che hanno lasciato lì delle bombe orologerie da disinnescare, saremo di nuovo di fronte a scelte complicate. Io dico due cose. Se nella recessione, o anche a seguito di qualche buco rilevante nelle riforme che sono state fatte, andasse troppo sotto soglia la risposta sociale,
Ecco, io invito il governo veramente a mettere il riflettore su alcune situazioni sociali che possono andare oltre il limite della sostenibilità. Questo un paese civile non può garantirsi. Non può. Secondo, i servizi universalistici devono essere trattati, pur nelle ristrettezze, con grande cura, con grande precisione, grande attenzione e non in modo generico. E fatemi dire, non si può, ad esempio, ogni 6 mesi dare una botta alla scuola. Basta, no? E basta. Adesso sono anni nei quali gli interventi sono avvenuti in modo scomposto. In modo, ecco, cerchiamo di avere il tempo di riflettere, di avere una ripartenza ragionata. Cerchiamo di non mettere ad accendere altre micin in una situazione già molto complicata.